Ciao, sono il dottor Assad e oggi parlo della salamoia come tecnica per intenerire e insaporire la carne. Questo è il terzo video dedicato alla salamoia di questa serie di video che sto facendo in collaborazione con l'Accademia Italiana Chef, che è una scuola di cucina che fanno corsi sia per professionisti che non, dove io ho fatto anche dei corsi. Quindi se vi interessa vi lascio il loro sito nella descrizione del video. Loro mi hanno proposto di fare una serie di video tecnici in cui faccio dei test. Sono i video che a me piace di più fare, sono i video più divertenti per me. Ho già fatto altri video di questa serie dedicati alla salamoia, provando con carne di pollo, di maiale e altri tipi di carne. Mi mancava, che avevo promesso, di fare il test con una bistecca grossa di carne bovina. Quindi per il test di oggi ho preso questa bella costata, che come vedete non è molto malezzata, ha una buona copertura di grasso esterno, ma internamente è magra, è abbastanza magra. Ho scelto proprio questo tipo di carne perché l'idea è vedere l'effetto della salamoia nella succosità, nella tenerezza. Se avessi della carne già molto malezzata, probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno di una salamoia, se non per insaporirla, perché abbiamo il grasso interno che ci garantisce la succosità. Invece questo è un tipo di carne che magari può tendere a venire un po' secco e quindi a cui una salamoia può aiutare molto di più. Nei test che ho fatto precedentemente, tra parentesi vi lascio il link a questi video anche nella descrizione, chiudo parentesi, da questi video ho imparato che con la salamoia la carne viene sicuramente molto più tenera, più succosa, soprattutto molto più saporita, però ho visto che facevo fatica a fare una bella doratura, una bella crosticina esterna. E questo perché probabilmente questa parte superficiale della carne, che è stata esposta all'acqua molto a lungo, ha perso un po' di zuccheri e quindi non fa una buona reazione di Maillard, almeno non così bella come della carne che non era in salamoia. Quindi da lì mi è venuto in mente di fare un ultimo test in cui faccio una salamoia aggiungendoci dello zucchero per cercare di compensare questo effetto. E vediamo se così riesco ad ottenere sia la carne bella, morbida, succosa e saporita, ma anche con una bella crosticina esterna. Quindi, per il test di oggi, quello che ho fatto è fare una salamoia molto semplice, sempre fra il 2,5 e il 3% di sale per litro d'acqua. Quindi per fare questa salamoia avevo 3 litri d'acqua e ci ho messo 90 grammi di sale. E ho messo 45 grammi di zucchero. Cioè, se il sale era al 3%, ho messo 1,5% di zucchero. Acqua fredda, ho messo la carne dentro e così l'ho portata coperta in frigo e l'ho lasciata in frigo tutta la notte. Forse come tempistica, volendo, si poteva fare anche prima. Potevo fare una salamoia un po' più breve, secondo me, perché comunque c'è molta superficie, quindi non so se c'è bisogno di così tanto. Magari poi più avanti posso fare anche dei test sulle tempistiche per vedere qual è il minimo di tempo ideale perché la salamoia penetri e faccia effetto. Quindi questo l'ho già fatto ieri, adesso la mia carne è già pronta. Io l'ho asciugata un pochino, però comunque vedete che è abbastanza bagnata. E visto che è una bistecca importante, diciamo, è bella spessa, sono 4 dita per me, farò prima una cottura indiretta in cui inizierò a scaldare il barbecue, così porto la carne in temperatura internamente, si asciugherà anche un po' la superficie, e poi per finire la cottura oggi la voglio mettere sulla piastra. Visto che questo test punta soprattutto a vedere come viene la crosticina, come si fa la reazione di Maillard con questa salamoia, voglio usare una piastra perché così diciamo che potenzio al massimo questo effetto, perché ho più superficie di contatto con la carne. Quindi userò il mio barbecue a gas, faccio la prima fase con un bruciatore acceso e la carne di lato, e poi scaldo per bene la mia piastra in ghisa e finisco la cottura lì. We'll be right back.
La mia bistecca è pronta, oggi l'ho fatta ben al sangue, visto che era della carne abbastanza magra, la volevo provare ben al sangue, e già così vediamo che non ha fatto assolutamente l'effetto delle altre salamoie, cioè la parte esterna ha caramellizzato benissimo, quindi esternamente sembra già molto più invitante di quelle che ho fatto precedentemente in salamoia. Quindi direi che aggiungerci lo zucchero sicuramente per quello che riguarda l'aspetto ci sta benissimo. Adesso vediamo com'è il sapore. Faccio una fettina qui. Allora, innanzitutto è tenerissima, ma tenerissima, tenerissima. Adesso assaggiamo. Voglio assaggiare questo pezzettino col grassetto. È buonissima, super buona, ma soprattutto sono contentissimo che credo di aver azzeccato la quantità di zucchero giusta, perché non si sente assolutamente dolce, comunque sicuramente un effetto lo fa nell'esaltare un po' il sapore, ma soprattutto mi ha permesso di ottenere questa bellissima crosticina super dorata. Vedete? Senza lo zucchero questo si fa fatica. In realtà, volendo, avrei potuto spingere un po' di più e farla ancora più dorata, solo che non volevo rischiare di bruciare alcuni punti che diventasse un po' amara. Per me andava bene a questo punto, ma se uno vuole può anche spingerci un pochino di più. Quindi per me il risultato ottimo. Da adesso in poi, se ho tempo, ho della carne che è un po' magra, che so che da sola non sarà tanto saporita, inizierò a fare questa salamoia con sale e zucchero, che funziona benissimo, ci fa venire delle bistecche succose, tenere, saporite, ma anche belle. E poi comunque a questa salamoia, se volete, ci potete aggiungere le spezie, gli aromi che volete, come ho fatto nei video precedenti. Se vi è piaciuto il video, lasciatelo scritto nei commenti, ditemi che ne pensate, lasciate un mi piace, e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, così mi aiutate a continuare a produrre questi video. Questo è tutto, grazie, ciao!